Ciao a tutte, sono Ricky Farina. Vorrei approfittare dello spazio che il fatto online mi dà per cercare l'amore. E quindi vi parlerò di me, un identikit, diciamo, psicogenitale. È interessante essere sul sito di un quotidiano nazionale e mettere questo cuneo, diciamo così, di intimità personale, perché non c'è solo la cronaca, c'è anche l'eternità, e quindi l'eternità della solitudine, che però bisogna cercare di quantomeno di alleviare, perché a 46 anni, io ho 46 anni, c'è ancora una bella pressione testicolare molto forte, che mi crea ansia, perché io non riesco a esprimere la mia vitalità erotica, se di vitalità si può parlare, voglio dire. Comunque penso che per 10 minuti, insomma, dovrei resistere. E quindi, molto sinceramente, con tanta onestà intellettuale, cercherò di parlarvi di me, ma brevemente, senza annoiare, per carità, spero di non annoiare, perché le persone noiose sono noiose. Allora, prima bisogna dire una cosa: sono pelato qua, sono pelato e porto il cappello non solo per fare l'uomo col cappello, ma anche per nascondere sta calvizie, cazzo. Mi ricordo 20 anni fa ho iniziato a perdere i capelli, ero da Anadema, un parrucchiere, e mentre mi tagliava i capelli mi ha detto: lei si è accorto che ha una vertigine, tante di vertigini? No, proprio una vertigine qui. Cristo santo, la vertigine. Vabbè, quindi la donna eventualmente interessata a me deve accettare questo fatto che sono pelato qua. Sono pelato, capite? Lo dovete accettare. Se volete faccio l'amore col cappello, eh? Sono un fumatore, perché adesso vedo che negli annunci, gli annunci che io mi diverto a leggere delle volte, delle persone sole, gli annunci mettono non fumatore, non fumare. Io fumo perché mi tiene compagnia il fumo. Adesso vi sto dicendo i miei difetti, perché per onestà sono disoccupato, cioè nessuno mi paga per quello che faccio, ritratti ai poeti, alle persone, ai paesaggi, documentari, ho sempre pagato, sempre autofinanziati, nessuno mi paga, sono disoccupato. Mi mantiene la mammuccia, perché mio padre faceva l'ingegnere, vendeva turbine a vapore, mi ha comprato questo monolocale, un monolocale molto, molto tosto, molto bello, molto figo, molto, molto trendy, cioè in sostanza c'è il parquet, è biesposto, c'è un bell'albero davanti, una piazza aperta, piena di verde, insomma è un bel monolocalino, Io pensavo che quando l'ho comprato ho detto: Ricky, questo sarà il tuo scannatoio. Dopo la fine della mia storia con Valeria ho detto: questo sarà il tuo scannatoio, e invece sto scannando solo me stesso, mi scanno, non so se capite. E non è bello, perché uno si sente un po' così, si sente incarnato in se stesso troppo. Vorrei disincarnarmi o reincarnarmi in un corpo femminile, possibilmente. E quindi ecco, in sostanza vi ho detto tutti i miei difetti, perché sai, disoccupato, beh, pigro, sono di una pigrizia. Ve lo devo dire, delle volte mi fa fatica anche solo l'idea di fare su e giù, anche se poi io sono su e giù, su e già, però a me l'idea del su e giù un po', a me sta fatica, un po' mi fa incazzare. Quindi la mia posizione preferita è quando a smorza candela, quando la fatica la fate voi. Che sì.
mi sto rendendo conto che quello che vi sto dicendo non è certo così un panorama, non delinea un personaggio molto, molto, vuol dire, attraente, me ne rendo conto. Però voglio dire, quando vado in giro per strada e vedo gli uomini mano nella mano con una donna, mi dico, ma Cristo santo, ma mica sei meglio di me, stronzo? Io ho delle tecniche, adesso no, veramente, c'ho le tecniche, ce l'ho. Io sono sicuro che se penso a uno struzzo, io sono sicuro che lo struzzo ha il potere di ha un potere ritardante nella mia, nei miei elaborati psicogenitali. Lo struzzo, devo pensare agli struzzi. Cerco amore, ma non disperatamente, allegramente. Amore, amore cosa significa? Nessuno l'ha mai capito, probabilmente, ma significa aver voglia di abbracciare, di stringere le tette, di farsi leccare le ferite, non solo le ferite, anche qualcos'altro. Insomma, l'amore è questo, è voler stare con una persona, respirare il suo respiro, ste menate qui, andare al cinema, dormire piedino piedino. A me piace tanto quando si dorme piedino piedino. Sì. Amo mia mamma è stata Miss Incanto, quindi non sarete mai belle come mia mamma, ecco. Mettetevelo bene in testa, non credete. Ci ho compreso di Edipo, allora? Vorrei una donna... che la mia metà avesse anche la metà dei miei anni, ma questo mi rendo conto che può essere un po'... Facciamo la metà... Un mio amico mi ha detto una cosa una volta, un mio amico di origini croate, mi ha detto, io faccio così, l'età ideale è la metà dei miei anni più 7, quindi io ho 46 anni, non sono mai stato bravo in matematica, 46 anni, però la metà dovrebbe essere 23, più 7... 30? Oddio, la mia professoressa di matematica, spero di aver detto giusto. 23 più 7, 30. Vedete le sigarette? Mi sto uccidendo. Ecco, una trentenne. Se c'è una trentenne in ascolto, può averne anche 29, 28, 27, 26, 25, 33. Pure, se c'è qualcuno in ascolto che ritiene di avere una bellezza compatibile, un fascino, una bellezza compatibile al mio fascino, alla mia bellezza, al mio fascino, alla mia bellezza, se si ritiene compatibile anche intellettualmente, voglio dire, e qua non si scherza, qua non si scherza mica, questo è un laboratorio surreale, metamorfico, il mio cervello è una cosa incredibile, non auguro a nessuno di avere un cervello così polipoide come il mio, è veramente un delirio, ma allo stesso tempo è una scossa divino, come dire, divino entusiasmo che mi abita. Ecco, quindi ci sarà una crista santa di donna col cui... i bacetti sul collo, insomma. Tutte queste cose qui mancano, Cristo, 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 santo, 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 santo. Bene, io spero di aver destato l'interesse di qualche aspirante first lady. Ma no, ma io non ci credo più. Non ci credo più. No, no. Non ci credo più. Però sapete com'è, la vita va avanti. Purtroppo. È così, non è una situazione bellissima. Voi dite che sembro un po' triste come persona, è questo che magari non piace. Sembro un po' triste, ma sono triste forse. Ho lo sguardo triste, per questo lo tendo ad oscurarlo. Ho lo sguardo triste. Fricuz. Spakinkix. Afrumpapius. Smeg, smeg, smeg.
Ambanzum bum bum bum. And fu 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 fi fip tan su kitnde. And si ti pi ti pim tu shi fum 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 pakinga. Zabatasunghi. Vedete, sono anche una persona fantasiosa che posso farvi queste cose al ristorante. Lume di candela, sono generoso, offro io sempre, sono generoso, aragoste vive, vi do tutto.